Si rinnova anche quest'anno il progetto di solidarietà avviato dal Lions Club 8 anni fa con la ASL Teramana per l'aiuto sanitario alle popolazioni del Marocco. Con questo abbiamo inviato 6 ambulanze, ma non solo. Abbiamo anche patrocinato come club l'invio dei medici dei Lions e abbiamo patrocinato un accordo con il governo del Marocco, che questo è stato possibile sempre tramite la loro mediazione come associazione sanitaria marocchina. Abbiamo fatto un accordo triennale con il governo e ogni 3 mesi mandiamo dell'equipe di medici. Quindi l'ultima missione si è avuta a novembre passato, abbiamo inviato 6 medici. Io ci faccio parte di diritto in quanto sono l'interfaccia e l'organizzazione, il coordinatore, e abbiamo fatto circa 20 operazioni salvavite più un centinaio di visite specialistiche. La prossima missione partirà il 12 aprile fino al 22 aprile, ci sarà un'altra equip di medici che effettueranno ancora altre attività sanitarie di notevole spessore. Tutte queste attività verranno svolte nell'ospedale dell'entroterra marocchina, nella città di Kouribda e un'altra località, Bijaf. Sono ospedali molto all'interno dove mancano medici, dove mancano persone che riescono a fare sanità in maniera adeguata. Tenga presente che in quelle zone le persone hanno difficoltà, diciamo, a raggiungere il servizio sanitario, perché se non hanno risorse economiche anche minime non vengono assolutamente guardate. Quindi noi riusciamo ad assolvere queste necessità, diciamo. Ecco, l'aiuto che avete ricevuto in questi anni, quanto è stato importante per voi? Non so. Sì, questo è importante perché questo è il lavoro che facciamo adesso, è molto importante perché portiamo questa la roba, il paese che c'è bisogno, per il trasporto scolastico e dell'ambulanza del paese che non c'è nulla, quella che porta i malati. Allora si è trovato questa, un amico mio di 8 anni fa, al 2008, che sa, lui sa sempre dare a mano.